Il grido del 31 marzo 1282 che i palermitani avevano elevato furenti presso la chiesa di Santo Spirito, dove avevano lasciato sul terreno circa 200 soldati francesi, si era esteso per tutta l'isola. Il castello di Vicari, a 30 miglia da Palermo, dove si era serragliato col nerbo delle sue soldatesche il crudelissimo conte di San Remigio, già governatore di Palermo, si trovava sotto assedio. Si combatteva in ogni parte dell'isola, si dava la caccia senza quartiere, rasentando la ferocia a tutto quello che avesse nome di francese. I baroni siciliani si armavano e, seguiti dai loro contadini armati, combattevano nelle tante guerriglie contro la soldataglia francese. In quell'epoca, signore del munitissimo castello di Cadara, posto su una collina messa quasi dalla natura a vigile scorta degli ameni campi leontinesi, in quel di Siracusa, era il vigoroso e coraggioso Adinulfo Murtillari, giovane figlio di Roberto. Adinulfo, appena udì la squilla del vespro, prese le armi e una mattina a cavallo, seguito da un buon numero di suoi soldati e di terrazzani leontinesi, lasciava il suo forte castello. Adinulfo contava appena 25 anni e da poco tempo si era sposato con la bella Giovanna. Ma l'amore della sua Giovanna, che le recenti nozze gli avevano dato nella sua integrità, non gli aveva impedito di andare a compiere il suo dovere di siciliano amante della patria. «Vado, Giovanna», aveva detto alla sua consorte, «e non temere per me, perché la giustizia della causa che vado a difendere mi lascerà incolume». «Ma io tremo, Adinulfo, la guerra è la guerra». «Oh, Giovanna, perché parli così? Non sei più la castellana di Cadara? Non sai che le nostre donne sanno andare sugli spalti?» «Perdonami, Adinulfo, ma io ti amo tanto e ci siamo così poco amati e tu vai lontano alla guerra. Lo sai che soffro di ansia, come devo fare? Cosa devo fare?» «Bambina, asciugati le lacrime, non sarà nulla, tornerò presto, te lo prometto». «Quando verrai?» «Dopo la vittoria verrò». Così Adinulfo, imbracciato lo scudo e baciata sulla fragrante bocca porporina la sua bella consorte, corse giù nella spianata, dove l'attendevano i suoi fidi pronti alla partenza. La guerra del Vespro non fu di lieve entità. Carlo d'Angiò, con una poderosa flotta, per vendicare i suoi rimasti per sempre nell'Isola di Fuoco, mosse contro Messina. A Messina, per difenderla, erano corsi i migliori e coraggiosi baroni siciliani, e fra essi c'era Adinulfo Murtillari. La città eroicamente resistette all'assalto francese. Alla difesa delle sue mura concorsero validamente in una gara di insigne eroismo anche le popolane messinesi. Le donne messinesi si esponevano negli assalti, impavide, scarmigliate, incuranti dei pericoli. Lanciavano sugli assedianti tutto quanto loro capitava sotto mano, specialmente sassi poderosi che mandavano all'altro mondo i malcapitati francesi che li ricevevano sul capo. Terminata la guerra del Vespro, Adinulfo, ricco di gloria, riprendeva la strada del suo castello. La folgore che continuamente squarciava le nubi illuminava la scena e faceva da guida ai cavalieri. Ed ecco il castello, lassù nella collina. Un lampo l'aveva mostrato a Adinulfo. «Giovanna, Giovanna», ripeteva ansioso Adinulfo. Ma giunto alle porte del castello, il guardiano impazzava gridando: «Venite, signore, fate presto, qualcuno è morto!» «Chi è morto?» esclamò Adinulfo, e come un cavallo furioso corse di sopra verso le stanze occupate dalla moglie,
la sua amata Giovanna. E giunto alla porta, con il cuore che gli balza in petto, sta per gridare «Giovanna!» Ma il suo grido fu strozzato da un'orribile visione. La stanza è illuminata da tanti ceri e sul lettino bianco dormiva per sempre Giovanna, morta. Era morta nell'attesa di Adinulfo, uccisa dall'ansia continua. La campana del castello iniziò a suonare a mortorio, mentre la tempesta imperversava furente.